è un kimono estivo, perciò ha una stoffa molto trasparente ed è per questo che non può essere indossato direttamente sopra a un corpo nudo, perché si vedrebbe tutto. Ma come vedete, essendo un kimono, richiede il sotto kimono bianco. E poi dopo, perché il kimono deve essere sempre almeno due strati, perciò pensate che comunque d'estate, quando fa caldo, indossare due strati di abito fa molto caldo, sicché il kimono estivo è molto fine e di solito anche il sotto kimono, soprattutto se uno sa che deve indossarlo per tutto il giorno al caldo, indossa un sotto kimono abbastanza trasparente. Però come vedete la forma è uguale alla manica rettangolare. Come vedete, essendo lungo, prima bisogna regolare l'orlo, sicché prima si parte, perciò cavallare sinistra, destra, sinistra, destra, e poi si va a piegare il collo. Quando c'è il sotto kimono è importante che si veda anche un pezzettino di colletto bianco, che è molto meglio da far vedere. Dopo aver sistemato il collo, perciò sì, di nuovo un altro nastro, perciò qui ne abbiamo già usati due di nastri, e poi un nastro un po' più largo che ferma tutta la parte centrale del corpo, e poi si va all'hobby. Anche in questo caso abbiamo scelto un hobby abbastanza semplice, non di quelli complicati dove necessita di nastri sotto hobby eccetera, ma è un hobby molto simile a quello che abbiamo scelto per lo yukata, un pochino più decorato. Mi avvicino? No, io sto prendendo un po' scherzi a rotto. Mi avvicino la borsa. Come vedete l'hobby è molto largo. E ovviamente per voi sarà un po' strano vedere proprio sul punto vita un hobby così largo, ma perché il canone di bellezza occidentale, perciò quello vostro e quello orientale, giapponese nostro, è proprio l'opposto, perché voi occidentali avete una storia in cui c'erano i corsetti, le vite strette, oppure i busti, gli scolli, no? Perciò la forma proprio ondulata del corpo femminile veniva accentuata dai costumi, e tuttora è così. Invece il kimono e il canone di bellezza giapponese è proprio l'opposto, perché la bellezza e la femminilità si esprime attraverso la linearità del corpo, ed è per questo che l'hobby, messo proprio nel punto vita in cui è un pochino più stretto del fianco e del busto, crea una linea retta, perciò che la donna sia rivolta in avanti o di fianco, l'hobby dà questa linea dritta del corpo, e quello viene visto come femminile e bello.